giornalista pubblicista dal 2001, dopo essere stata criticata dall'Ordine per le sue partecipazioni televisive e i comportamenti ivi tenuti, ne è stata radiata, ufficialmente per il mancato pagamento delle quote. Successivamente, nel 2022, è stata reintegrata nell'albo. Dal 1993 al 1996 è stata sposata con Fabio Cazzato, dal quale ha avuto una figlia, Brigitta. Da Albano ha avuto altri due figli, Yasmine, nata nel 2001, e Albano Junior, detto Bido, nato nel 2002. Tra il 2004 e il 2005 la relazione burrascosa con Albano le dà la possibilità di ottenere maggiore fama nel mondo della cronaca rosa. Dopo essersi fermata per un po' di tempo, nel 2010 la vediamo ritornare all'Isola dei Famosi, anche se questa è un'esperienza molto breve poiché viene eliminata dopo sole 4 puntate. Nonostante ciò, non si perde d'animo e continua a insistere nel mondo del piccolo schermo partecipando come ospite in La vita in diretta o Le amiche del sabato sera. Nel 2017, insieme a Rita Dalla Chiesa e Monica Setta, conduce Le donne lo sanno trasmesso su Radio Norba TV e Radio Norba, mentre nel marzo del 2018 fa il suo debutto come attrice in teatro nello spettacolo Le ultime parole di Cristo. Ma nell'ultimo periodo il nome di Loredana Lecciso è tornato alla ribalta. Infatti, come leggiamo su Nuovo TV, sembra che la showgirl si sia sottoposta ad un trattamento chirurgico. La compagna di Albano ha quindi deciso di mettersi nelle mani del fratello chirurgo estetico che le ha applicato il trattamento laser Morpheus 8. Tratta di un lifting non chirurgico che nelle star sta ottenendo molto successo. Loredana però ha voluto rassicurare i fan riguardo al peso di tale sacrificio affermando: è soggettivo. Ognuno ha la propria soglia di percezione del dolore. Sarà soddisfatto Albano Carrisi dei risultati di tale trattamento?